La grand final di Street Fighter 5. 300 euro cash in palio per il team vincitore. Si comincia adesso. E iniziamo con Necalli contro Karin. Necalli, personaggio che ha sempre portato avanti il team dei RoboGrabbers. Vediamo se il team BenQ riuscirà a fermare questa macchina per uccidere, oppure se lasceranno Necalli la finestra di opportunità per fare un massacro come ha già fatto negli altri match. Zanfox con la sua Karin prova a contrastare Necalli, che però risponde con una graffiata che spinge Karin verso l'angolo nuovamente, sempre più vicino all'angolo. Iniziano le pedate, calcione basso da lontano. Karin risponde, inizia a offendere lei e porta verso l'angolo opposto l'avversario. Scimmia però male la mossa in Super Saiyan di Necalli, forse è insufficiente a chiudere qui il primo round. No, presa di Karin. Ricominciamo. V-Trigger, c'è un recupero spaventoso e KO arriva per Necalli. Gli nega il comeback, non si torna da lì. Necalli, macchina per uccidere. E la command grab, mamma mia, lo butta per terra dopo il wall bounce. Karin si riprende subito, ma subisce un crash counter. Si vede che c'è la tensione tra i giocatori, che sono veramente concentratissimi. C'è un premio in palio abbastanza importante. E 300 euro sono quasi uno stipendio. Purtroppo sì. Ai giorni d'oggi sì. È vero. E allora combattete per il pane. Vai! E vai, e un KO! Lo prende e lo butta per terra, non gliene frega niente. Scaraventato con brutalità. Qua ci portano birre. Capita. L'angolo rosso mantiene nessuno, Calli, i RoboGrapplers, che hanno tutti personaggi molto aggressivi. Veramente brutali addirittura. Abbiamo infatti il Necalli con le sue command grab e la sua offensiva, lo Zangief che ha dato spettacolo e la Laura estremamente tecnica. Adesso il Barog di Forgo. La cattiveria di quei due personaggi, veramente. Sono entrambi molto brutali. Uno lotta per istinto, l'altro lotta per soldi. No. E chi vince? 300 euro, quindi forza! Barog, guadagnati lo stipendio! E direttamente con pugni sulle gengive. Subito con una presa. Spinge Barog, spinge. Necalli però risponde subito. Con la sua stringa non dà spazio a Barog di rispondere. Veramente attacchi veramente molto veloci per non dare possibilità all'avversario di avere una controffensiva. Infatti Necalli studia i frame in modo di essere in vantaggio dopo ogni colpo e poter tenere l'avversario in block stun in modo che non possa rispondere. Ma Barog invece risponde benissimo, lo tiene all'angolo. Super Saiyan di Necalli, vediamo se riesce a recuperare. Counterizza la... Un attimo di hype, pochissima vita per Necalli. Cerca di fare un... ho sputato capelli. Pochissima vita per Necalli, cerca... ma non ci sta, insiste. Mamma mia, e ce la fa! Un recupero fenomenale, fenomenale. Cinema. Riprendiamo, scusate, anche noi distrutti. Barog riprende, non si fa scoraggiare dal comeback di Necalli. Era sì un bel comeback, ma Barog ha capito che può controllare l'avversario, non deve solo lasciare le occasioni. Command grab, prende reset anziché massimizzare il danno e lo riprende, questa volta massimizza. Mamma mia, Barog all'angolo, vediamo come decide di rispondere. Stun per Barog, questo Necalli se gli lasciano spazio è devastante. Necalli non perdona. Necalli non una perdona. Volta che ti prende ti devasta. Necalli è così, e soprattutto questo Necalli l'abbiamo già visto a ogni singolo match, portava il team sempre più avanti. È una cattiveria di persona, è malvagio quanto il suo personaggio, il giocatore. La Chun-Li di Kurosaki ha avuto qualche defiance durante il torneo,
ma lo abbiamo visto quando dominava l'avversario, una dominazione assoluta. Stile d'attacco A, più difensivo o più brutale? Chun-Li ha il controllo con le sue normal molto lunghe, quindi a media distanza riesce a non far avvicinare l'avversario, ma allo stesso tempo, una volta che arriva in attacco, è molto molto offensivo come personaggio. Quindi medio corto raggio. Chun-Li invece funziona addosso all'avversario con le command grab e i suoi attacchi devastanti. Ma che se ti prende sei finito. Esatto, poi Chun-Li è un personaggio più gettonato di solito. Ecco Chun-Li che inizia a spingere, infatti, come dicevamo. E sulla pietà, lo stun subito, pochi secondi di match. Mamma mia, la velocità, la velocità. Qua si può dire che la femmina comanda. La presa di sorpresa, Chun-Li non sapeva come rispondere. Vediamo se si studia qualcosa. Vedo che gli attacchi sono molto veloci, cerca di non dare spazio all'avversario e di capire come reagire. Infatti un matchup come questo è difficile capirlo in un solo incontro. Di solito è necessario giocare ore e ore per capire un avversario di questo livello che usa Chun-Li. Tuttavia Chun-Li si è dimostrato molto elastico, molto efficace. Vediamo se si adatta anche a questa situazione. Infatti, anche se non è in vantaggio, sembra già subire un po' di meno, ma il tempo è quello che è. E Chun-Li ne approfitta subito, critical! Vediamo se basta. Dovrebbe essere sufficiente. Non lo è! Pochissima vita, Chun-Li con tutte le barre. Counter! E invece Chun-Li ne approfitta. Letteralmente preso a calci da una femmina. Calci sulle... C'è da dire, e che femmina. Esatto. Gettonata per quello o anche altri? Ha molte doti, cioè molte doti. Essere una lottatrice di alto livello. Allora, arriva il secondo membro del team che si porta l'aura. Abbiamo Zangief come asso nella manica con questa nuova configurazione del nostro team dei grapplers. Iniziamo. Ricomincia il match. Questa volta Chun-Li deve gestire una Laura che anche lei, una volta che entra, gestisce benissimo il mix-up. Ma Laura è un passaggio molto offensivo. Che stili sono? Perché vedo che Laura è quasi elettrica, mentre... Sì, Laura è brasiliana come Blanca, quindi ovviamente anche lei usa l'elettricità, perché tutti i brasiliani sono elettrici, hai saputo. E la sua caratteristica... La famosa elettricità dei brasiliani. Esatto. E jiu-jitsu brasiliano, mi dicono... Tuttavia nel gioco diciamo che gioca molto sui mix up e una volta che entra è sempre un 50-50 ogni fine combo. Ma Chun-Li non sembra dare lo spazio all'aura per attaccare come si deve. Kurosaki però subisce e inizia nel mix up di cui parlavamo prima. Va di defibrillatore. Dal basso non si sa. Un defibrillatore umano. E anche Kurosaki fa un breve applauso per la performance dell'avversario. La sportività. Attenzione! La velocità dei calci, veramente, che... Questo round è molto importante. Se Laura vince, resettiamo il bracket e i loser avranno una possibilità di vincere contro colui che è arrivato dalla Winners Final, Kurosaki. Riprende l'offensiva di Kurosaki, che non ha nessuna pietà, lo tiene all'angolo. Tuttavia il comeback è possibile, l'abbiamo appena visto. Parte! Via Kurosaki non vuole proprio dare l'opportunità a Laura di iniziare combo che chiude il round, siamo uno pari. Final round. Fight. Vediamo un po' l'ultimo round. La tensione sale perché veramente hanno la possibilità di redimersi. È l'ultima possibilità, non è l'ultima possibilità per il team, tuttavia se vince questo round si resette il bracket e quindi si ricomincia e chi vince il prossimo match sarà il vincitore del torneo. Intanto riprendiamo la partita e vediamo come Laura sta controllando Chun-Li pur non avendo la lead di vita e cerca di spingere verso l'angolo. Chun-Li in difficoltà, deve trovare una risposta. All'angolo Laura, critical, non basta chiudere il round.
la vita inesorabilmente però scende. Lo svantaggio di vita è ormai evidente e questa presa avvicina Lau alla sconfitta. Mamma mia, cerca di rimontare e la prende. Bellissimo match, resettiamo una il bracket. Una rimonta fantastica. In poche parole, si ricomincia da zero e chi vince si porta a casa il torneo. Bracket reset, si comincia l'ultimissima partita, l'ultimo 3 contro 3, il team vincitore si porta a casa ben 300 euro. Iniziamo nuovamente, Nekalli con cattiveria. Nei precedenti match ha portato molto avanti il suo team. Vediamo se Zanfox veramente da pochi. Zanfox, vediamo se ha imparato dai suoi errori e riesce a gestire meglio la situazione. Subito una presa su Nekalli, prova a spingere verso l'angolo, ma Nekalli ha pedate e dice: no, io sto qua, metti i piedi per terra e sta fermo. Io sono grosso e resto qui. Invece Kavi, in effetti, poverina, piccolina, deve giocare sulla tecnica, sulla velocità, presumo. Sì, è un passaggio molto veloce, sono entrambi molto veloci. Ecco, parte Butrigger. Tutte le tecniche. Però vediamo Nekalli che è veramente in difficoltà stavolta. Nekalli infatti subisce un pixel di vita. Ah, arriva il l'overhead. Primo round di Zanfox. Nekalli presumo la abbia studiato. La tifoseria di Zanfox si fa sentire. Nekalli a pedate verso l'angolo, spinge la piccola Karin. Karin con un cartone ristabilisce le posizioni e la spinge lei a sua volta verso l'angolo. Vediamo che sta giocando veramente di velocità. Sì, Nekalli ha veramente paura in questo momento, ma sta cercando la recupera. Sta recuperando veramente. Entrambi i personaggi hanno tutto. Si trasforma in Super Saiyan, cerca di dare la rimonta, cerca. No. Aia. Karin non ci sta, lo mette all'angolo. Vediamo un po'. Però vediamo Nekalli che con la combo, pari. Mamma mia. Uno pari. La tifoseria praticamente da stadio. Si fa veramente sentire. Nekalli invece non li ascolta. Anzi, usa la tifoseria avversaria per caricarsi. È cattivissimo, command grab. Karin. Mamma mia, la cattiveria, la cattiveria. Subisce. Mamma mia, la stringe all'angolo, non dà spazio di uscita. Karin deve trovare il miracolo, cerca il miracolo. Vediamo un po'. E invece e no. Va di KO. KO non è perfect però. E tocca a Forgo. Eccola qua, la di nuova. E nuovamente questo scontro veramente complicato, veramente avvincente tra Nekalli e Balrog, una roccia contro una roccia. Tutti e due violenti, tutti e due una volta che entrano sono devastanti. È vero, brutali tutti e due che cercano appunto di comandare sull'avversario con la brutalità. Esatto, diciamo che Balrog come vantaggio ha forse un raggio d'azione molto più ampio sui suoi pugni, mentre Nekalli è più efficace una volta che è in corpo a corpo. E infatti vediamo come tenta subito di avvicinarsi e lascia sempre verso l'interno dell'avversario. Cerca sempre di avvicinarci, cerca sempre di serrare i ranghi. Esatto, le distanze sono molto importanti in Street Fighter, specialmente in questi match ad altissimo livello. Pago che entra e con una serie di attacchi porta a casa un po' di danno, anche se non chiude la combo. Mamma parte mia. La boost kill. Mamma mia, cerca la rimonta, Nekalli veramente in difficoltà, in un angolo cerca di parare ma... comunque prende un minimo danno. La pressione di Balrog è comunque davvero difficile da gestire. Un tritacarne che si muove. Esce però con una command grab, ristabilisce le distanze. Cerca di recuperare veramente con qualche pixel. E va un KO! Il comeback di Nekalli. Il comeback con veramente pochissimi pixel di vita. È incredibile questo Nekalli che non è la prima volta che ci regala un comeback del genere. Vediamo se Fogo trova una risposta. Si studiano, si vedono che si studiano, cercano di un'entrata. Non deve lasciargli spazio, una volta che comincia, non deve far uscire Nekalli, perché è davvero pericoloso.
unghiate di Neccalli per tenere le distanze. Bellissimi confirm, avanza le Neccalli. Mamma mia, Neccalli va! Quasi lo stun di Parrog. Cerca. Parrog esce dallo stun per un pelo. Parte la sua muschina. Aia, aia, aia. Mi dice, si vede che faccio male anche io. Ecco qua Neccalli, cerca il recupero. No, whiffa. Esce. Non viene punito a dovere. Pochi pixel. Tutto può essere, tutto può essere. Tutto. Qua cercano di entrare in qualche maniera. No! Eccolo qua, che io, Neccalli. Neccalli 2-0. Mamma mia. E arriva Kurosaki con Chun-Li. Round 1. E le distrazioni sono tante, ma il torneo va avanti. Si ricomincia. Il commento è un po' castigato dai puffi in questo momento. Tuttavia, i giocatori non si fanno scoraggiare. No. Neccalli. Neccalli comanda. Comanda, cerca di andare con. Il primo round. Mamma mia. Sembra andare in unica direzione. Mamma mia, perfetto. Che io, Neccalli. Un applauso. Neccalli non dà spazio di reagire. Se li sta facendo tutti Neccalli, non gliene frega niente. Un trita carne umano. Lui pesta, va avanti, picchia. Chun-Li è in difficoltà. Però cerca adesso il recupero, cerca il recupero. Cerca di non dare spazio a Neccalli, di muoversi. Chun-Li deve giocare sulle distanze, sulle sue normal molto lunghe. Mentre invece Neccalli deve accorciarle e iniziare la sua offensiva. E qua ormai madre natura, Neccalli con i puffi, proprio una cosa bellissima. E iniziamo, continuiamo il match. Nulla può distrarci. E non ci sentono più. In ogni caso, noi continuiamo. Noi andiamo avanti. Neccalli Super Saiyan, picchia, all'angolo, picchia duro. Lì. Cerca Chun-Li di serrare i ranghi. Qualcosa, uscire da questo angolo. E inizia la sua offensiva. Neccalli Super Saiyan veramente cattivissimo. Tutte le sue mosse. Ma le sta subendo. E lo prende. Ed esce, command grab. Vediamo, non basta. Mamma mia. Round. Attenzione, perché se Neccalli si porta a casa la vittoria, si porta a casa anche i 300 euro. E la grand final, Chun-Li no. E anche io di Chun-Li. Che recupero, che recupero! Kurosaki! Kurosaki! L'ultimo bastione del team! Serratissimi questi combattimenti, veramente tecnica allo stato puro! Il vero hype! Critical! Mamma mia! Ci portiamo avanti! Ci portiamo avanti nel Mamma match! Mia. Il danno! Neccalli sta subendo veramente in maniera brutale! Rischia quasi lo stun, si salva! Tuttavia, attenzione! Non diamo gli spazio a Neccalli. Ed ecco che Neccalli cerca un'offensiva. Chun-Li però sembra controllare la situazione. Un pixel di vita. Neccalli nell'angolino lì che si blocca. Super Saiyan. Super Saiyan cerca il recupero. Cerca di andare in combo. E ed è un KO. Bravissimo Kurosaki. Una stretta di mano obbligatoria. E il match riprende. Abbiamo visto nelle puntate precedenti che Kurosaki ha gestito molto bene Laura. Tuttavia Laura ha avuto spazio per imparare. Vediamo che risposta ha. No, ecco per me. Vediamo Laura che tenta. Laura di prende danno. Chun-Li. Lead di vita di Chun-Li. Mamma mia. Non un recuperone. Per Laura che sembra recuperare e risponde con la sua command grab. Intanto elicotteri volanti che passano a terra. No? Sì, non gli frega niente a nessuno. Presa di Chun-Li, pochissima vita. Pixel di vita. Pixel qua. Magico. Chi vincerà? Laura o Chun-Li?
qualche bolla per tenerla a distanza, vada. Si vedono piccoli pixel proprio. Ma lo prende! E va! Con la sua scivolatina! Nel mignolo, dritto nel mignolo! Kurosaki conta i pixel! Laura riparte e questa volta è lei ad attaccare! Eccoci lì! Butta all'angolo! Laura! Che però si riprende! Esce! Bellissima reversa di Chun-Li! Recuperone! Laura quasi in stun! Pochissima vita per entrambi! Laura si porta a casa il round! Mamma mia Laura! La cattiveria! Ed è più senza voce! Ed è match point! Ed è match point per Laura! Una sola barra di vita li separa da ben 300 euro di premio. Kurosaki è l'ultimo del team BenQ. Tuttavia Kurosaki, consapevole della sua responsabilità, non si arrende. Esatto, la venderà veramente dura la pelle. Assolutamente, è un giocatore professionista sul campo di Street Fighter da anni. Anche se la vita privata lo separa dall'allenamento, l'istinto del giocatore è ancora lì. Un applauso per Kurosaki, che infatti va avanti con la sua offensiva. Che cattiveria! Si porta forse a casa round. Laura, Chun-Li, non molla Laura, bravissima! Forse ricomincia la sua offensiva, ma la un KO. Chun-Li wins. E siamo all'ultimo incontro, all'ultimissimo match finalmente. Zangief contro Chun-Li. Zangief controllato da niente proprio di meno che Illidan contro Kurosaki con Chun-Li. Ultimo match della Grand Final. 300 euro per il vincitore. Forza ragazzi! Zangief, il più amato dal nostro mamma pubblico. Mamma mia, la brutalità pelosa. Una divinità pelosa. La cattiveria negli occhi di Zangief. Sì, classico gigante buono Zangief, cattivo in battaglia, ma patatone nella vita privata. Già me lo vedo lì che fa, mo ciao bella! Esatto. Al cagnolino. Inizia già il match. E iniziano. L'ultimo match, la grandissimissima final. Zangief al confronto di Chun-Li è veramente imponente. Sì, Chun-Li delicata, pur avendo delle cosce non indifferenti. Vediamo se Zangief anche questa volta riesce ad abbracciare Chun-Li. No, abbraccio vuoto. Mamma troppi mia. Danni subiti. Chun-Li ricomincia l'offensiva. Ma l'abbraccio arriva. Il match continua. E Zangief piano piano prova ad avvicinarsi. Ma Chun-Li sa quanto è pericoloso avere vicino un GIF. E gira! La frulla! E la prende! Ed ecco qua un bimbi volante. Umano! E vediamo come GIF ribalta la situazione. Critical! Il primo round è di Kurosaki. Illidan perde il primo round. Ma Illidan con GIF ha sempre perso il primo round, ma ha sempre vinto il match! E si allora picchiano di brutto. Non vuol dire niente. L'abbraccio infatti arriva. Un altro. Mamma non mia, ti alzi più. Direttamente. Dritto sul bacino per non farla più muovere. Esatto. C'è lì in difficoltà infatti. Salta. E Zangief. Con un colpo virile. All'angolo GIF. Di nuovo presa. Sente l'aria che viene punito. Overhead. Combo. È un KO! Fantastico! Thank you campioni! Che hype! Veramente fantastico questo match, pieno di tensione, pieno di novità.